Добро пожаловать в Санкт-Петербург! Benvenuti in Russia, cittadini del mondo. Mongol Kaftemers. Muraglia cinese, 6.400 chilometri. Ciao Simone, ci ha detto un uccellino che sei passato da queste parti. Il problema di oggi è che mi sta crescendo lo zaino. Benvenuti nello Yunnan, nel sud della Cina. E attraversare la strada in Vietnam. Vediamo se diventa pelato. Si mischiano popolazioni, colori, odori. Ah, Italia-Vietnam, per chi salta di lato, ce la fa il vietnamita! Escamotage, ma vince! Ah, attraversiamo una scolaresca! Benvenuti a Luang Prabang, cittadini del mondo. Siamo ad Angkor Wat. Questa mattina ci siamo svegliati alle 5 sperando di riuscire a vedere una bellissima alba. Siamo ora arrivati a Bangkok. Il treno è appena passato e vediamo che in un attimo il mercato si ricompone. Vi presentiamo la città-stato di Singapore. Fervono i preparativi per festeggiare il capodanno cinese. Eccoci, ecco che è uno dei nostri uomini in National Geographic. Ed ora siamo qui, a Liars Rock. Canguro maratoneta, qua è... Troviamo moltissime collinette, piccole cupole scavate dall'acqua, fatte ovviamente di roccia. I 12 apostoli, io ci sono stato già 17 anni fa, ma è sempre un'emozione assistere a questo spettacolo della natura. Marcia dei pinguini. L'Opera House, l'Harbour Bridge, la baia, il vento, che dire, siamo proprio arrivati a Sydney. Concludiamo il nostro viaggio in Australia dove l'abbiamo iniziato, ovvero qui in spiaggia. Sì, video un po' particolare oggi perché siamo infatti in Nuova Zelanda, il punto più lontano che andiamo a toccare durante questo lungo giro del mondo. Abbiamo una vista strepitosa. Ebbene, siamo arrivati proprio a Hobbiton, dove possiamo vedere le casette tipiche. Abbiamo un problema, il pallamondo è in fuga. Pallamondo, non ti allontanare più in questo modo. Bienvenido a Sydney.
ovviamente qualche statua si è conservata meglio e possiamo indovinare quale sia la preferita di Cecco. Ma lo spettacolo è davvero notevole. Di essere veramente dentro una cartolina. Notte in tenda e siamo ora nella Valle Francese. Arriva, 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 arriva. Porca miseria. Possiamo ammirare in tutta la sua imponenza il Monte Fitzroy. Ciao amici di Radio Ciao Como. La prima tappa tutta naturalistica, uno spettacolo davvero immenso. Le cascate di Iguazù al confine tra Argentina e Brasile. Sembrerebbe il Far West, ma in realtà siamo a nord dell'Argentina. 150 metri sul livello del mare. Benvenuto a Brasile. Pensate che questi animali possono essere lunghi fino a 3 metri e mezzo. È una delle sette meraviglie del mondo, è il Cristo Redentore, siamo a Rio de Janeiro. Domani andremo al di là del Rio della Plata. Che non si vede un cactus. Siamo ora arrivati al Salar do Uyuni, la distesa di sale più grande del mondo. Siamo infatti in Perù, siamo a Machu Picchu. Tutto del tuffo, eccole lì. In realtà si vede esattamente così. E proprio qui sotto di noi c'è un cratere dove possiamo vedere della lava con dei lapilli che salgono di tanto in tanto. Siamo in Belize, una delle attrazioni principali è il Blue Hole. Se pensate che debba tagliare barba e soprattutto capelli, mettete un cuoricino. Assolutamente tutti i cuoricini, ragazzi, Crest and Crown è più bello. This is the most tragic. Oh, damn, look at that. Collegamento quasi in diretta da Chichen Itza.